lieta, direi, la prestazione di oggi e di conseguenza anche il risultato. Cosa è mancato alla squadra che veniva tra l'altro da un periodo molto positivo? Abbiamo sofferto con la partita col Trestina a 4 assenze. Oggi in una partita di vertice, con una squadra di vertice, ce l'abbiamo fatta, questa è la verità, è inutile poi girare, loro hanno fatto gol su due palle inattive, hanno fatto un gran colpo di testa su palla inattiva e noi abbiamo creato due o tre occasioni da tiri, da cross, è stato bravo il loro portiere, però onestamente la prestazione è andata di sotto perché è la figlia di un periodo completamente negativo. Se arriva una partita di questo, uno sconto diretto, cambiando altri quattro, avevamo già cambiato 4 undicesimi con la partita col Trestina di 7 giorni fa, ne cambiamo altri 4 nuovi in questa partita, abbiamo due pochini che non ce l'ha fatta, anche la Cos'è, Carfano era al 100%, infatti la fine ci ha mandato anche lui, questione dei cambi, non riesce a crescere, non riesce a proporre il tuo gioco come si fare e il risultato poi è quello. Qualche scelta mister forse non ha pagato, no? Per la linea sinistra, Idromila ha riportato in regia al posto di Carteri che ha fatto la mezzala. Come sono andate anche queste decisioni e anche quella di rischiedare Quadrini dal primo minuto? No, su Quadrini partiamo dall'ultima, in settimana l'ho visto bene, mi serviva un potenziale offensivo per poi contro quel tipo di squadra mandare il gol sia Jerome che Susina a profondità. E invece non funzionava, quello è vero. Poi adesso quella linea è stata scelta tra due Tonetti, non tra due un altro. Il 95 non ora Scaroli con il mio panchina, deve giocare Carminucci. Quindi se io dico che a volte siamo tanti, è vero, però per esempio se oggi devo fare un cambio su un terzino, devo fare un doppio cambio, probabilmente Di Santo era quello programmato e Mencarelli al posto di magari Quadrini e Marini. Perdevo un centimetro sulle palle inattive dove loro erano molto bravi, ma ci provavo se proprio gli addestrare la partita, ma non l'ho potuto fare perché non è stata partita la spazione. Ecco, mi stai in prospettiva playoff, questa partita è una parentesi o comunque può essere un piccolo campanello d'allarme? No, non deve essere né una parentesi né un campanello d'allarme. Se questa è una prospettiva, le playoff siamo rovinati, nel senso che non andiamo da nessuna parte. Noi nei playoff dobbiamo essere compatti, dare continuità a un gruppo, certo, poi che altri cambiano i giocatori, ma uno, due, in una partita, ma non se ne possono fare 4-5 problemi, perché la squadra non cresce, non si trovano i sincronismi giusti, ogni volta li vai a ritrovare, non abbiamo alle spalle 10 mesi di lavoro per i quali tu poi puoi anche cambiare e comunque il tuo equilibrio lo mantieni. Abbiamo poco tempo di lavoro alle spalle, 1,5-2, dove dovevamo comunque dal punto di vista psicologico migliorare la situazione. E poi anche il gioco, adesso col gioco siamo andati in grande difficoltà perché quando arrivato 4 giocatori di partita si fanno tirare, sono 4 su 10, abbiamo il portiere, sono il 40% della squadra. Ecco, se c'è anche un altro dato statistico, ovviamente lei la riguarda in parte, però l'Arezzo che su 6 scontri diretti ne ha pareggiati 5, poi la sconfitta di oggi, ecco. Che dato è questo? Chiaramente poi nei playoff Arezzo che troverà squadre ovviamente di pari livello. I playoff sono tutto un torneo a parte, quindi conta relativamente questo. Per quello che riguarda il passato non posso dire, oggi la situazione che ho detto, insomma, oggi era una difficoltà logica che è maturata negli ultimi 15 giorni, quindi uno scontro diretto non può arrivare nelle condizioni nelle quali siamo arrivati noi. Ma ripeto, ma non perché qualcuno non abbia dato qualcosa o abbia reso male, è che fai fatica a trovare certi equilibri e esprimere un gioco del calcio dove ci bisogna muovere con certi sincronismi se cambi continuamente. Federico Nofi, una vittoria rotonda, no? 2-0 in uno scontro diretto così importante, è una partita che è andata come te l'aspettavi o alla fine è stata anche più agevole del previsto sotto un certo aspetto? Credo che oggi la Fiorentina abbia risultato una delle migliori partite, quindi per l'Arezzo è stato anche difficile, credo, trovare i modi per arginare la forza della mia squadra. Dunque sono contento perché è uno scontro comunque sia due squadre che stanno facendo bene, siamo riusciti a farlo nostro disputando, ripeto, una partita sopra le righe. Quindi merito dei giocatori che si stanno adoperando dall'inizio fino ad oggi nel miglior modo possibile. Infatti, per te che sapore ha questa vittoria? Alla luce di quello che sei stato per l'Arezzo da calciatore e alla luce di quello che è successo l'anno scorso? Nessun sapore particolare, è ovvio che sono contento perché in questo modo diventiamo secondi da soli.
anche altre partite cerchiamo comunque sia di poter mantenere questa posizione. Di contro nessuno era ancora, perché ripeto, io da lezione è stato bene, poi le strade spesso si possono dividere, quindi è successo così. E di contro credo che quando vai a giocare con una squadra dove sei stato e c'è un rispetto reciproco, fa piacere, ma non c'è quella cattiveria oppure quell'astio che ci può essere quando magari ti lasci in maniera buona. Ecco Federico, un girone dopo che Arezzo è ritrovato, migliore o peggiore di quella che aveva portato al Comunale? Diventa un altro allenatore, un'altra situazione? Ma io credo che oggi il merito sia del Foligno, che rispetto all'andata ha disputato una gara sotto tutti i punti di vista migliore, no? E quindi ci sono dei momenti in cui riesci a esprimerti in una certa maniera. Oggi siamo stati bravi, la squadra credo che stia anche crescendo sotto l'aspetto proprio della consapevolezza di quello che può essere la propria forza. Quindi sono fiducioso, perché i playoff direi che non hanno un'importanza sull'aspetto che sia il ripescaggio, come dicono, importante, possa comunque sia dare delle soddisfazioni ai calciatori, delle grandi gratificazioni alla squadra. Davide Cartelli, dopo 6 mesi e mezzo Lorenzo riassapora così l'amaro della sconfitta, non ci eravate più abituati, ma era una partita troppo complicata questa in relazione alle assenze, così ha detto anche il mister, o c'è pure dell'altro? Io penso che le assenze ce le hanno tutte le squadre. Noi abbiamo una rosa importante, chi ha giocato ha sostituito degnamente chi non c'era, quindi penso che le assenze, secondo me, non c'entrano niente. C'è il rammarico piuttosto di non aver giocato tutta la partita in 11, quello sì, perché 2-0, 9 contro 11 era praticamente impossibile riuscire anche solo a fare un tiro in porta. Penso che in 11 contro 11 se la saremmo giocata fino alla fine, poi magari riuscivamo a pareggiare, magari a vincere. Dispiace tanto, io sono scartato come una bestia perché non volevo più perderlo alla fine. Purtroppo oggi è andata così. 2 calci di punizione, fatto 2 gol, abbiamo avuto qualche buona occasione, non abbiamo fatto gol. Il calcio è questo, giovedì andiamo a Waldo e cerchiamo di vincere. Questo di oggi era il 6° scontro diretto della stagione, Davide, l'Arezzo ha perso oggi, ha pareggiato con 5, non ha vinto mai, questo è un dato che va interpretato come secondo te? Interpretato vuol dire che ci manca qualcosa, anche perché penso che in tutti gli scontri diretti abbiamo giocato perlomeno alla pari, se no addirittura in modo nettamente superiore alle altre, perché con la Pianese penso che 2 partite dovevamo vincere noi, col Foligno all'andata ci siamo fatti un tiro in porta, abbiamo fatto un gol. Qualcosina ci manca, altrimenti saremmo riusciti a vincere qualche partita in più. No? Ormai è andata così e giovedì vogliamo riscattare la sconfitta di oggi. Ecco, a proposito degli scontri diretti, i playoff saranno sicuramente scontri diretti per qualcosa in più dove fa trovare la prima mancia. Per fortuna giochiamo contro squadre di altri gironi, quindi scontri diretti con squadre diverse. Dobbiamo cercare di fare ancora di più, impegnarci allenamento per allenamento, cercare di migliorare. Sperare che magari un pochino di fortuna ci dirà la nostra parte. Caccia per te a livello personale, ma anche a livello di squadra. È stato così o insomma in campo hai avuto una percezione diversa? Ma no, abbiamo affrontato una squadra tosta, una squadra in salute, una squadra che comunque è seconda insieme a noi. Quindi sapevamo che era una partita difficile, certo volevamo fare un altro tipo di prestazione, però oltre al demerito nostro l'ho dato anche merito loro. Tante assenze, l'ha ricordato anche il mister, però anche tante situazioni con il punto interrogativo. Quadrini oggi è stato beccato anche dal pubblico, per esempio, e su sì che non riesce a dare continuità alla sua vena realizzativa. Qual è il problema più importante che ha questa squadra, secondo te? Il problema più importante che ha questa squadra è che siamo a 13-12 punti dalla prima. Noi siamo partiti per vincere questo campionato, non ci siamo riusciti, e quindi dobbiamo recuperare tutte le energie, non pensare più a niente e arrivare ai playoff per vincere, perché sappiamo tutti l'importanza che hanno questi playoff, l'importanza un altro anno, il prossimo anno il calcio cambierà parecchio, quindi sappiamo l'importanza di questi playoff, però bisogna resettare tutto, non pensare più a Pistoiese, a niente, dobbiamo solamente affrontare questi playoff come fossero 3-4 finali, quindi bisogna raccogliere tutte le energie possibili, perché oggi probabilmente qualcosa ci è mancato, il playoff non dovrà mancare.
Senti Marco, proprio di qualcosa che è mancato, no, su 6 scontri diretti la reazione pareggia di 5, perso 1, non siete mai riusciti a battere una diretta concorrente, no? E anche in prospettiva playoff, secondo te cosa è mancato, una questione di mentalità o d'altro? Marco, il playoff sono penso un'altra cosa, certo affrontiamo squadre forti, però gli scontri diretti del nostro girone purtroppo li avessimo vinti saremmo noi della pistoliera. Può essere un nostro limite quello di non riuscire a venire fuori, anche se comunque devo dire che abbiamo fatto anche delle belle partite, perché in caso con la Pistoiese, la Pistoia, con la Pianese, con lo stesso Foligno in casa, quindi probabilmente non riuscire a portare a casa queste partite dove giochi bene può essere un limite, però il playoff, quando la partita è dentro e fuori, è un altro clima, un altro tipo di partita da affrontare sia per una squadra.